Nella zona Asi di Agrigento, desolazione e abbandono. Il caso del Fu Centro Fieristico. Sopraluogo delle videogiornale insieme all'Associazione Agrigento Punto e a Capo. Alla microfono di Davide Saglia. Agrigento Punto e a Capo segnala altro degrado alla zona industriale. Ecco, qui siamo dinanzi al centro fieristico abbandonato ormai da anni. Ecco, voi cosa segnalate e cosa suggerite? Questo centro fieristico è un altro esempio dell'abbandono e del degrado, di come vengono spesi i soldi pubblici e poi, per poi rimanere abbandonati, abbandonati a se stessi. Ci chiediamo perché questo, questo centro, questo, questo popò di locale non è stato mai utilizzato. E abbiamo avuto l'opportunità di verificare da fuori. Ciò che è dentro rappresenta eh, l'ennesimo scempio di abbandono ai vandali, hanno addirittura, abbiamo constatato che hanno, <coughs> hanno eh, fregato perfino i fili elettrici, impianti, climatizzatori, porte, infissi, servizi igienici, là dentro è un, una devastazione totale, tutto nel totale abbandono. Questo, questa è una cosa che va portata alla pubblica attenzione perché qualcuno se ne deve occupare. Siamo stati fortunati per quello che è il centro di formazione che è stato attenzionato dall'Ende Provincia e, e oggi per fortuna hanno recuperato quello che sarebbe de stato destinato anche quello, quel locale, che era stato, ci ricordiamo, era stato costruito dieci anni fa e da dieci anni. Ah, fino, fino a ieri era rimasto nel totale abbandono. Noi vogliamo giustizia su quello che è, è fa il, è la, la fine che fanno i soldi pubblici, i soldi delle nostre tasse. Bene, non possiamo diciamo, giustificare questo approbi perché praticamente questo è... Qualcosa che ci rammarica e ci rattrista, inoltre, tutto ci costa anche dei soldi. Allora a questo punto io chiedo: ma perché non si aggiusta, non si fa qualcosa per renderlo fruibile? Oh, se no, si vende, non è che noi possiamo pagare perennemente ad esempio, per l'incapacità di qualcuno, che questo stabile è stato fatto, ma per che cosa non lo so. E chi doveva essere diciamo, eh, cosciente di quello che doveva essere questo stabile sa e pensa diciamo, di quello che doveva essere fatto. Allora, che lo faccio oppure che lo si vende perché così che vengono le persone si fregano quello che c'è dentro tutto quanto, credo che sia una cosa sbagliatissima. Ma non perché praticamente noi diciamo che questo stabile deve andare sempre in funzione, ma se non si può, si può mettere in funzione si vende.